Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del proverbio il bue dice cornuto all'asino, oppure il bue dà del cornuto all'asino. Sentirete entrambe le forme. Sentirete inoltre un'altra variante, questa è una variante molto diffusa. Il bue dà del cornuto al toro. Questa variante però stravolge completamente il senso del proverbio. Perché? Perché il toro le corna ce le ha, mentre l'asino le corna non ce le ha. Quindi nella versione originale il bue che ha le corna dà del cornuto all'asino che non ha le corna. Quindi metaforicamente questo proverbio vuol dire rimproverare a qualcuno dei difetti che questa persona apparentemente non ha, ma noi in realtà abbiamo. Quindi il bue ha le corna, dice all'asino cornuto. Da questo capite che se noi alla parola asino sostituiamo la parola toro, che succede? Succede che cambia il senso del proverbio, perché in sostanza il bue ha le corna e anche il toro ha le corna. Quindi in questo caso l'idea è quella di rimproverare a una persona un difetto che questa persona ha e che anche noi abbiamo. Quindi capite che la differenza è piuttosto significativa. Io sinceramente ho sentito entrambe le versioni, quindi a seconda dei casi, di quello che volete sottolineare, potete usare una forma o l'altra forma. Come idea, questo proverbio è molto molto simile a due modi di dire italiani. Il primo è da quale pulpito e il secondo è predica bene ma razzola male. Per quanto riguarda da quale pulpito, ho fatto un video qualche tempo fa, se volete andate a vedervelo, in sostanza da quale pulpito è la contrazione di da quale pulpito arriva la predica, che significa sei proprio tu a parlare, sei proprio tu a dirmi cosa fare per comportarmi in modo corretto, quando in realtà tu fai le stesse cose sbagliate che mi dici di non fare. Cioè sei tu a farmi notare queste cose, evidentemente non ti rendi conto che tu sei il primo ad avere questi difetti. L'altro modo di dire è predica bene ma razzola male, oppure all'infinito predicare bene ma razzolare male, che significa predicare agli altri bene, ma poi noi ci comportiamo male, cioè diciamo come bisogna comportarsi, ma siamo i primi a comportarci in modo che non è proprio ideale. Per esempio, diciamo agli altri, no, non devi bere, non devi fumare, poi magari siamo noi i primi a bere e a fumare. Diciamo che rispetto a questi due modi di dire, il modo di dire del bue e dell'asino è più generale, non si riferisce tanto a una questione di correttezza, di comportamento giusto e morale, quanto a un discorso generale di difetti, che possono essere di qualsiasi tipo. Nel caso di da quale pulpito e di predica bene ma razzola male, c'è una persona che dice agli altri di comportarsi bene e poi si comporta male. Mentre invece nel proverbio del bue e dell'asino, oppure del bue e del toro, il bue fa notare un difetto all'asino o al toro che in realtà lui è il primo ad avere. Ma non è necessariamente un discorso di comportarsi correttamente o di seguire la morale. Visto che si parla di corna e di cornuti, mi sembra doverosa una precisazione. Come sapete, la parola cornuto ha due significati, un significato letterale, che vuol dire dotato di corna, e un significato metaforico, che vuol dire che se noi siamo sposati, nostra moglie o nostro marito ci tradisce con un altro uomo, con un'altra donna. Oppure, se noi abbiamo una ragazza o un ragazzo, questa persona ci tradisce con un'altra persona. E quindi fa quello che in italiano chiamiamo mettere le corna. Quindi, se il nostro partner, la nostra partner ci tradisce, cosa fa? Ci mette le corna, quindi noi siamo cornuti. Questo è il significato metaforico della parola cornuto, che però non ha niente a che vedere con questo proverbio. Cioè, detta altrimenti, nel proverbio il bue dice all'asino cornuto,
La parola cornuto va intesa in senso letterale, si riferisce proprio alle corna fisiche, non si riferisce al fatto che l'asino in questione viene tradito da sua moglie o da suo marito. Quindi non confondiamo i due modi di dire, perché da un lato c'è essere cornuti, che vuol dire essere traditi, e dall'altro c'è questo modo di dire che molto banalmente usa le corna per dire una qualità che il bue ha, ma l'asino non ha. In questo senso le corna sono semplicemente le corna, molto banalmente il bue ha le corna e l'asino non ha le corna. Spero quindi che questa cosa sia chiara, quindi non c'entra in questo proverbio il modo di dire essere cornuti, non c'entra niente, sono proprio due cose separate. Poi volevo cogliere l'occasione per farvi notare questo modo elegante di esprimersi. Cioè, se noi abbiamo una frase come il bue dice cornuto all'asino, noi possiamo dire il bue dà del cornuto all'asino, quindi diventa del cornuto, dare del cornuto. Allo stesso modo potremmo dire dare del cretino, dare dello stupido, dare dell'idiota, dare della pecora, dare della capra e così via. Quindi se c'è magari un appellativo che viene dato a una persona, basta dire dare del a chi, oppure per esempio dare del fallito. Che significa dare del fallito? Significa dire a questa persona fallito. Ecco cosa significa dare del fallito. Quindi volevo sottolineare questo costrutto abbastanza particolare, mi sembra molto elegante. Spero che sia tutto chiaro e che questo proverbio vi piaccia. Detto ciò, vi saluto.